plauso per tutti gli atleti, onestamente. Veramente si sono sacrificati. La differenza con le altre squadre, questa è una squadra costruita, lo ripeto, per la salvezza. Infatti probabilmente, stando così in alto, soffriamo di giramenti di testa. Il mister sintetizza in poche parole i segreti di una squadra ormai che non vuole fermarsi più. La Lirsa Koala Ottaviano vince ancora e batte 3-0 il Torricella, vendicando la sconfitta dell'andata. La partita è stata molto tirata in tutte e tre i set e ci sono state molte insidie per i ragazzi ottavianesi. Il secondo e il terzo set sono state delle vere battaglie. Il secondo parziale è terminato 26-24 per i padroni di casa. Il terzo set sembrava una pura formalità, ma i pugliesi non hanno mollato un istante la partita, annullando ben 3 match point. Ma pur soffrendo, la Lirsa ha portato a casa 3 punti importanti che la avvicinano sempre più alla salvezza e alimentano il sogno dei playoff. Domenica, grande sfida con la capolista Versa. I ragazzi della Lirsa proveranno a fare qualcosa che nessuno è ancora riuscito a fare in questo campionato: battere la capolista. Tanto alla fine l'importante è esserci. È già un grande risultato. A fine gara, ecco le parole del capitano Bonito. Diciamo, abbiamo raggiunto il risultato che era la vittoria. Ci manca ancora qualcosa per migliorare il nostro livello di gioco. Oggi si è visto alcune nostre lacune, ancora nostre indecisioni. Dall'altra parte abbiamo trovato una bellissima squadra, molto giovane, faccio i complimenti tra l'altro, e niente, è stata una bella partita, a tratti meglio loro che noi, però forse un po' più di fortuna ci ha premiato. Domenica la sfida alla capolista, cosa ti aspetti? Ma la sfida alla capolista, sicuramente Aversa è un campo, non dico proibitivo, è bello sempre sognare, però non solo sulla carta, sono ragazzi che attualmente stanno dimostrando di giocare il miglior volley, sia fisicamente sia tecnicamente. Andarli a battere in casa loro è chiaro che il sogno, penso, di tutte le 12 squadre che rimangono. Tra l'altro hanno battuto Lago Negro in casa di Lago Negro. Insomma, non è un risultato scontato, come tutte le partite va giocate, però è chiaramente, diciamo, sicuramente il pronostico a favore loro, ma non solo, diciamo, nel pronostico. Ecco, insomma, se uno va a vedere un po' quello che loro stanno facendo e quello che stiamo facendo noi, insomma, bisogna un po' mettercela tutta. Ringraziamo il capitano Bonito e un saluto agli amici di El Mediano Sport.